Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: partecipare a Uomini e Donne è il sogno di molti, che vogliono andare in studio a volte per motivi molto diversi. Ecco cosa cerca la redazione. Il dating show di Canale 5 ha portato al successo numerosi ragazzi e ragazze, oltre a rendere famosi anche dame e cavalieri. Uno dei casi più eclatanti è quello di Gemma Galgani. La dama torinese è scesa per la prima volta dalle scale di Uomini e Donne del 2010, in cerca della sua anima gemella dopo tanto tempo passato da sola. Con il passare degli anni, tuttavia, la piemontese ha sempre più assunto importanza, e oggi in pochi credono ancora che voglia davvero trovare l'amore, a causa del suo essere diventata personaggio. Altro esempio è Giulia De Lellis, che l'amore poi finito, invece lo ha trovato grazie al programma, uscendo dallo studio con il suo Andrea Damante. La ventenne è talmente piaciuta che una volta fuori ha ottenuto un gran seguito su social, permettendole di iniziare una carriera come influencer che l'ha resa famosissima e anche molto ricca. Uomini e Donne, i requisiti da avere per diventare tronista. Eppure, la famosa redazione del programma cerca dei requisiti ben specifici per poter partecipare come tronista, dama o cavaliere alla trasmissione. Proprio un loro responsabile ne ha parlato approfonditamente per la prima volta con il magazine omonimo del dating. Ovviamente in fase di casting ci sono dei requisiti fondamentali che devono essere rispettati. Uomini e Donne è un programma dove si viene a cercare l'amore. Quindi è obbligatorio che i partecipanti siano assolutamente single, ha spiegato, aggiungendo poi che le persone che si presentano ai provini devono inoltre aver voglia di innamorarsi e mostrare un carattere particolare con i suoi pregi e difetti. In poche parole, la cosa importante è che la persona ti lasci qualcosa al di là dell'aspetto fisico o di un modo di parlare ricercato, ha infatti aggiunto. Cosa che hanno evidentemente fatto persone come Armando Incarnato e Ida Platano, ormai nel parterre entrambi da circa 5 anni. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.